Sulmona Rugby tira le somme del 2018 e lo ha fatto insieme agli amici di Atessa. Le due realtà, unite ormai dal 2015 in una sola prima squadra che milita nel campionato di Serie C2, negli anni sono riuscite ad ottenere risultati soddisfacenti. Il presidente della Atessa Rugby 2007, Mirko Cinelli, si è dichiarato entusiasta di questo rapporto duraturo nel tempo. Non siamo più una scommessa, questa franchigia, questa collaborazione si sta confermando ogni anno sempre più fattiva e consolidata. Quest'anno abbiamo raggiunto un altro obiettivo importante, che è quello che con i nostri ragazzi, un po' degli under 10 e 14, abbiamo dato la possibilità appunto ai nostri draghetti di poter giocare con il Sulmona. E per noi è un punto di partenza fondamentale. Penso che con la collaborazione e l'esperienza di Mauro e tutto il Sulmona Rugby sicuramente andremo lontano e avremo grandi risultati tutti insieme. Mauro Ranalli, presidente del Sulmona Rugby 1967, sottolinea il rendimento della squadra, che deve essere ritenuto positivo principalmente per la parte finale della scorsa stagione 2017-2018. Noi l'anno scorso abbiamo chiuso il campionato di C2, praticamente siamo arrivati pari punti con l'Ancona, solo per differenza degli scontri diretti sono passati loro in C1. La squadra è cresciuta, la Serie C è andata bene, abbiamo avuto una prima fase un po' altalenante, però pensiamo che per il proseguo del campionato sicuramente i ragazzi miglioreranno. Un campionato con alti e bassi, questa è stata la stagione 2018-2019 finora disputata. Io credo che avremo modo di riscattarci nella seconda fase, perché il gruppo c'è, il gruppo è compatto, coeso, quindi i ragazzi, dopo diciamo il brutto colpo che abbiamo avuto in alcune partite della prima fase, avremo da rifarci in maniera positiva, e penso che i risultati arriveranno nella seconda, ne sono convinto. Importante è stata la vittoria nell'ultima gara contro le vecchie fiamme dell'Aquila, un successo che è servito per dare morale e soprattutto fiducia alla squadra, è vero? Assolutamente sì, è stato un risultato bello roboante, e quindi questo è appunto la dimostrazione di quello che dicevo, che è stato solo un assaggio, ecco, poi nella seconda fase sicuramente ci divertiremo e i risultati saranno altrettanto eclatanti come appunto è stato con l'Aquila. Alla ripresa del campionato a febbraio, l'allenatore della prima squadra non sarà più Mauro Ranalli, ed è stato lui stesso ad annunciare. Da gennaio sarà Guglielmo il primo allenatore. Io faccio un passo indietro per motivi di lavoro. Mauro Ranalli, responsabile in primis della società, passa alla guida dell'Under 14 e cede dunque il testimone della prima squadra ad Enzo Guglielmo. La decisione che ha preso la società l'ha presa un po' alla sprovvista, però l'ho accolta in maniera molto positiva, come possiamo definire, un po' un fulmine a ciel sereno, diciamo così, però sempre con entusiasmo cercheremo di portare avanti il lavoro che ha fatto ottimamente Mauro in questi anni, che mi lascia una bella eredità, perché Mauro Ranalli, come tutti sappiamo, qui nella Valle Peligna è il tecnico per eccellenza, e quindi sarà un bel compito, un bel impegno, insomma. Un gruppo che comunque già conosce, quindi non può far altro che migliorare solamente, è vero, in questa seconda fase che partirà da febbraio. Sì, i ragazzi li conosco tutti, sono passati tra virgolette tutti dalle mie mani, infatti lo zoccolo duro della squadra è la mia vecchia Under 18 di 2 anni fa. Li conosco tutti, li ho visti quasi tutti crescere praticamente nella ventennale attività fatta con la società, ecco. Quindi sono sicuro di ottenere buoni risultati per questo finale di campionato. Per concludere parliamo di questa serata, l'occasione per fare gli auguri di Natale per un buon 2019, tutti presenti a questo appuntamento per ripartire così alla grande nel prossimo anno. Sì, certo, approfitto a fare gli auguri da parte della società, anche i miei auguri a tutta la società e a tutti i tifosi di questo bellissimo sport, per un anno di successi e di vittoria, speriamo.
Tra le note positive del 2018 va evidenziata inoltre la convocazione di Stefano Casalbieri ed Alessio Di Buccio nella nazionale italiana di Rugby League, che lo scorso 25 novembre ha affrontato a Spoleto la selezione dei Bara, British Asian Association. Di Buccio e Casalbieri sono due giocatori che onestamente per giocare a Sulmona sono sprecati, perché sono sicuramente di livello superiore. Di Buccio ha anche delle presenze in Serie A. Ricordiamo che Casalbieri era stato anche convocato per l'Accademia Federale, per motivi di studio ha dovuto rinunciare. Come dice il nostro direttore sportivo Giovanni Forcucci, noi a Sulmona creiamo giocatori, forse magari come squadra curiamo meno il gioco di squadra, però sotto il profilo individuale i ragazzi crescono molto bene.